saltato le nebbie, la grandine, i lampioni, i portici, e voi li avete accolti facendoci sentire a casa, come sempre, di questo vi ringraziamo, perché questa cosa qui va avanti da tantissimi anni, ed è davvero incredibile. Non so se anche lontanamente possiate immaginare, però è veramente una cosa forte, importante. Vorremmo solo presentare un attimo la prossima canzone e la vorremmo dedicare alle persone che in questo momento stanno in mare a cercare di salvare la vita ad altre persone. Questa è una cosa che come europei qualche anno fa facevamo normalmente, poi alcuni politici europei hanno pensato di costruire una carriera politica sulla paura della migrazione, dell'invasione. La contaminazione della razza in certi casi. Allora, il risultato è che le persone che cercano di salvare altre vite in questo momento devono cercare di slalomare tutta una serie di vincoli burocratici e molto spesso le persone muoiono in assenza di qualcuno che possa soccorrerle, mentre nel frattempo noi continuiamo a finanziare i presunti trafficanti del globo terracqueo in Libia e in Tunisia, perché noi diamo soldi a queste persone. C'è tutta una costruzione di bugie. Le bugie però hanno dei costi. Costano 5. 5 sono le persone che muoiono in media nel nostro mare, quello che accoglierà le nostre vacanze, nel Mar Mediterraneo, da tutta una serie di anni a questa parte. Muoiono 5 persone al giorno. Allora, noi possiamo, nel momento in cui andiamo a votare, non tener conto di questa cosa, possiamo girarci dall'altra parte, possiamo cercare di votare queste persone perché, boh, per certi motivi, possiamo pensare di non farlo, possiamo pensare di opporci, ma non possiamo pensare, di fronte a questo numero, 5, di non avere nessuna colpa. Thank you.
come solo la plastica, in terra e piatti senza sensi di colpa, neanche una volta, neanche stavolta. Facciamo vedere chi è capitato qui stasera per caso.